Buongiorno a tutti, siamo qui a Ipachima, allo stand di Vipa Italia con Gaetano Cappini, responsabile vendite di Vipa Italia. Cosa state presentando qui al nuovo Ipachima? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Stiamo presentando i prodotti storici di Vipitalia perché Vipa nasce 35 anni fa come produttrice di PLC. PLC hanno sempre rappresentato per Vipa il cavallo di battaglia in quanto prodotti ad alte prestazioni, ad alta reperibilità dal punto di vista del magazzino. E con un supporto tecnico snello, veloce e che dava sicurezza ai clienti che collaborando con VIP Italia ogni problematica che loro potessero avere per quanto riguarda la loro applicazione venisse analizzata e risolta in tempi molto brevi. Dopo tanto tempo di sosta e di mancanza dal panorama espositivo, pensiamo di rinverdire la nostra tradizione presentando i PLC e anche tutti i prodotti del Motion che dall'acquisizione da parte di Yaskawa di VIP Italia risalente a 11 anni fa ci vantiamo adesso di poter gestire e presentare alla clientela. Quindi si è creato un binomio secondo noi vincente tra la parte controller PLC di VIP Italia e la parte motion, quindi sul campo di Yaskawa. E in questo senso abbiamo fatto passi da gigante perché ci siamo comunque inseriti sia nei clienti nostri che hanno utilizzato VIPA con soddisfazione per molto tempo, cercando di andare a allargare la nostra proposta con i prodotti Yaskawa. Il successo comunque ci ha arriso perché siamo riusciti a comunque conquistarci una buona fetta di mercato. Tutta la parte di inverter di Yaskawa consente un collegamento con un inverter convertitore che consente alla società che va a utilizzare questa sinergia di recuperare reimmettere in rete tutta l'energia che non viene utilizzata per il funzionamento della macchina. È un discorso molto interessante, a mio parere, perché permette di avere un prodotto solo con diversi inverter o diversi motori sul campo. E questo consente di semplificare il lavoro di progettazione a tutto vantaggio di uno snellimento proprio del layout produttivo della macchina. Cosa ne pensa di questo ritorno alla normalità? Io penso che sia veramente, diciamo, la panacea, un dolore che ci portiamo da 2 anni, no? Perché? Perché abbiamo dovuto cambiare un po' tutti quelli che erano i nostri rapporti, sia propositivi che interpretativi dei prodotti e delle soluzioni da dare al cliente. La mancanza del contatto, direi, umano, quindi la mancanza di dare un supporto che potesse consentire al cliente anche di vedere in faccia la persona, di guardare, perché il cliente può capire quale sia la difficoltà, quale sia poi dopo l'aiuto che il fornitore vuole dare al Per cliente. questa intervista è tutto e continuiamo il nostro tour in Ipachima e Intralogistica. Grazie.